Eccoci qua ragazzi, siamo qui oggi per parlarvi di cosa? Di quei giocatori brutti su PlayStation 4 di uno antipatico. Tipi di videogiocatore. Che tipo di videogiocatore sei? Te dico io che sei. Sei uno schifoso. Puzzo, mi stavo dando uno sputo così per farvi capire come va oggi. Come va oggi? Allora, questo è quanto. La situazione è questa. Tipi di videogiocatore. Cominciamo dal primo. Cominciamo dal primo. Lo schifoso tirchione schifoso che non scancia un euro manco morto mai mai non tira fuori un euro. Il pidocchioso, lo chiamo io, il pidocchioso. Il pidocchioso è colui che aspetta un mese che escono i giochi su PlayStation Plus o che escono i giochi in free to play che per andare a giocare a quelli. Solo quelli. Lui non tira fuori un eurino manco morto perché dice io non pago per giocare. Capito? Ma a volte ci sono dei giochi belli da vedere e provare. No, il pidocchioso non ne vuole sapere lui. No, io niente proprio. Io proprio non ci penso neanche. Il pidocchioso è la peggior specie di tutti. Il pidocchioso c'è qua anche peggio, dopo vediamo anche peggio. Ma il pidocchioso, Madonna, arriva con quei pochi soldi, si compra la PlayStation quando compra quello ha fatto l'emblema di casa, ha fatto la cosa più grossa che poteva fare nella sua vita, comprarsi una PlayStation 4. Una volta comprata, la mette lì. Free to play, inizia a scaricare tutti i giochi del free to play, tutti, eh? È gratis lo scarico, è gratis lo scarico, fa schifo lo scarico. Tutti, ce li ha tutti. PlayStation Plus, non so, il pidocchioso tante volte non compra neanche il PlayStation Plus, solo free to play, tutti quelli su free to play. E lo vedi lì a nerdare su World of Tank, Fortnite, tutti quei giochi di free to play, Warface, quella roba. Invece, a culo, se riesce a comprarsi qualcosa, dice, c'ho 50 euro, cosa compro? Un bel gioco, guarda, è uscito FIFA, mi piacerebbe giocarci. E no, c'è anche Redemption, mi piacerebbe. E no, c'è anche quello. E no, che lì non li compro. C'ho 50 euro, compro il PlayStation Plus e posso scaricare altri 20-30 giochi. L'intelligente, capito? Che poi dopo magari fanno schifo in confronto a quelli che ci sono, tipo, ora è uscito Modern Warfare. Bella la campagna, ragazzi, ma se giocate all'online, ci ho giocato nella PlayStation 3. Ho finito. Il gioco in PlayStation 3 va bene, ci si poteva giocare. Ma ora nella 4 c'è Modern Warfare. Quando carica la pistola su Call of Duty Modern Warfare, fa così, i colpi sono già pronti. Warfare almeno fa TUM! Pronta, fa anche l'animazione giusta. Roba indietro. Non sono da retro, io non sono uno di quelli di retro. Retro gamers! Puh, schifo retro gamers! Se è retro, vuol dire che ci si giocava prima. Ci vai a giocare adesso, ti fanno schifo. Fanno schifo. E quello è la categoria il pidocchioso. Passiamo alla categoria lo scioppone. E qui ci si diverte, ma una se ci si diverte con lo scioppone. Lo scioppone, chi è lo scioppone? Lo scioppone è quello che appena arriva un gioco, lui lo deve avere subito immediatamente. Subito, subito, subito. Senza contare su scarica ovviamente Fortnite, shoppa tutte le skin che stanno uscendo. Ma voglio quella, ma voglio quella, voglio quella, mamma, voglio quella, mamma. E la mamma pur di non sentirlo, zitto. Te lo compro, te lo compro, il babbo, te lo compro, gli danno tutto, capito? Soldi a vagonate, gli danno soldi a vagonate e lui lì, brutto, ha giocato tutti i giochi lì, casino nel party, volume massimo nel party, perché non capiscono che c'è il livello del microfono. Se è la voce alta, abbassati un po' il microfono. No, lui deve rompere i coglioni a tutti i suoi amici, bu bu bu, nelle orecchie di continuo. Quello è lo scioppone. Tutto, lui scioppa tutto lo scioppave, lui lo scioppa. Una cazzata esce e lui oh. La voglio, c'è anche mio amico la voglio. Soldi. Scioppone. Scioppone per il gioco. Ti dice, ma io gioco gratis su. Ho scaricato Fortnite, gioco gratis. E poi ci prende 250.000 euro buttati così. Ciun, 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 ciun. Sfido chiunque di voi a dirmi che ha Fortnite e non ci ha speso almeno un sessantino. Fra shop e tutto. Vi sfido. Vi sfido. Guarda, se va bene un ventino. Però contate i giochi quando passano di moda, cioè dopo un po' che i giochi sono sulla piattaforma, calano di prezzo, ok? Quindi si comprano lo stesso Fortnite, ha fatto miliardi con questa idea qui del free to play, sono stati intelligenti, skin, tanto quello che compro. È giusto comprare skin, giustissimo. Soprattutto è il più giusto se mettete il codice creatore Frank Mazzoni e lì la chiudiamo lì. La chiudiamo. Frank Mazzoni, tutto attaccato, tutto grande. Scrivete Frank Mazzoni e supportate Frank Mazzoni. Grazie. 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 Cioppino, uè, mi raccomando, eh.
E questo era lo scioppone che compra tutto. Non ne può sapere. Esce un gioco nuovo, lui lo compra. Esce un gioco nuovo, lui lo deve avere. Non c'è caso. Non c'è caso. Deve avere tutti i giochi nuovi per lui. Un'altra catena. Prossima. Quello che gioca un gioco, solo a quello, lui gioca solo a quel gioco. Può essere Fortnite, può essere FIFA, può essere Black Ops, può essere quello, ma lui gioca solo a quello. Merda su quel gioco, conosce tutti gli aspetti di quel gioco, sta lì dalla mattina alla sera a giocarsi per quel gioco lì, conosce tutto, chiunque entra, ma io so tutto, lui fa, sa tutto, fa il pro, poi come si sposta da quel gioco ad un altro, una merda. A me non si fa niente. Sempre lì. La gente ogni tanto entra in chat quando sto a giocare su Fortnite, che lo provo ogni tanto, no? Mi diverto con gli amici. Arriviamo, sei in albero. Non ce l'ho le 275 ore di gioco, non ce l'ho quelle, ce l'ho di meno. Quindi valutate le mie ore con le vostre, che siete sempre lì in quel gioco, è normale che siete più forti. Vieni su GTA, ti apro. Vieni su Warfare, ti apro. Vieni su altri giochi, ti apro. Ma su Fortnite magari c'ho meno ore di gioco. E quello è andato. Quello è il professionista. Lui sa tutto di quel gioco. Sempre su quel gioco. Non si muove di lì. Proprio fissato, Lì. Fissato. Altra categoria. Il Nabo. Il Nabo è un ragazzo tranquillo. Tanto che è un po' Nabo, no? Il Nabo è colui che arriva in un gioco per la prima volta. Vedo il gioco per la prima volta, ci gioca un pochino, si diverte, poi dice oh. È la categoria più rispetto il Nabo, eh? Il Nabo è quello che lo rispetta di più. Perché lui li varia i giochi, non si fossilizza su un gioco solo. No, lui non è scemo, lui gira, varia. Perché gli piace un po' un gioco, un po' quell'altro. E non ci sta ore di gioco continui a giocare, a fossilizzarsi l'occhio proprio così pesante. No. Il Nabo è colui che va un po' in un gioco, un po' in un altro, si diverte. Il Nabo è uno dei migliori, è quello che si diverte. Il Nabo è uno dei migliori, è quello che si diverte. Va in un gioco, poi va in quell'altro. Io non sono di quella categoria, no, dopo ne parliamo. Il Nabo è quello tranquillo, va in un gioco, si diverte un po', va con la sua FIFA, si diverte un po', è bravino su quello, ha sufficienza un po' su tutto, diciamo, il Nabo. Quello è il Nabo. Che va un po' per un gioco un po' inculato, si diverte, fa meglio. Il Nabo lo rispetta. Un'altra categoria. Credo sia l'ultima categoria. Quindi dai, ti sei preparato tutto, Frank, no? Però mi sto improvvisando. L'ultima categoria la diamo alla. L'ultima categoria, chi la do l'ultima categoria? A chi la do l'ultima categoria? Dimmelo te, a chi la do? Ultima categoria di videogiocatori la diamo, eh? La diamo. Sì, quello lì proprio. Ma sei sicuro? La diamo a quello? La diamo a lui. L'ultima categoria è colui, proprio lui, sì. Il PC Gamers! Madonna ragazzi, il PC Gamers! Il PC Gamers è colui che non osa comprarsi una console. È colui che vuole star lontano dall'Xbox. È colui che tiene lontano PS4. Che schifo. È colui, il PC Gamer, il peggiore di tutti. È quello che per prima di tutti ha avuto un PC. Non ha mai avuto una console prima del PC. E allora deve dire che il PC è sempre meglio della console. E qui ti posso dare ragione. Perché? Ma aspetta che ti voglio. Il PC Gamer dice, per me esiste solo il PC. Il PC è il numero uno. Il PC, ok. In un gioco su console contro PC, magari c'ho su PC, c'ho un mondo
meno dettagliato di un mondo su, su console meno dettagliato che un mondo su PC più dettagliato. Va bene, va bene, va bene. Uno. Lo ti pagare una fracassonata. Una fracassonata. Un PC da gamer al minimo ti costa 3.000 euro. Uno buono, buono per fare girare tutti i giochi. Anche meno, ma se vuoi che bella grafica e tutto, 3.000-2.000 devi spendere tutti. Il PC Gamer è il peggiore di tutti. Perché il PC Gamer è curvo. È curvo, è storto il PC Gamer. Il PC Gamer è colui che non sa che si può giocare così sulla console. Rilassato dal letto, come ti pare, ti metti bello comodo, la fidanzata qui, il DualShock tranquillo, sì. Ti metti su sgabellino, tranquillo. No, il PC Gamer deve stare così. Tutto rannicchiato, così guarda. Ma poi non ci arrivo. Il PC Gamer è il peggiore di tutti. È quello che deve stare tutto rannicchiato così, che lo vedi in giro quando va in giro a comprare cose e tutto rannicchiato così. Chi tu sei, il PC Gamer? Chi tu sei? Io sono il PC Gamer, non si vede, io c'ho la gobbetta. Il PC Gamer è quello. È quello tutto gobboso. Brutto, madonna, puzzolente, schifoso, tutto storto così. Tutto storto così, PC Gamer. Chi tu sei, te? Il PC Gamer? Ah, bravo. Invece il console mania te lo vedi un po' più dritto, oh, sciolto. Non è divanetto più sciolto. E queste, ragazzi, sono le categorie. Queste sono le categorie, capito? Ci abbiamo il tirchio, lo pidocchioso, avete capito? Poi ci sta lo scioppone, il professionista. Poi ci sta il nabbo. E per finire il PC Gamer. Il PC Gamer, oh, un toccato. Il PC Gamer non vuole sentire parlare di console, ma solo perché ha acquistato prima un PC e poi dopo magari la console la vorrebbe, ma ormai ha detto che lui è un PC Gamer, quindi non può più comprarla. Sa, e che fa? Che fa? E queste erano le 5 categorie, ragazzi, del tipo di videogiocatore. Ora, scrivetemi nei commenti che tipo di videogiocatore siete. E vi prendete la vostra bella fracassonata di critica, perché la critica ci sta, E questo è qua. Da Frank Mazzoni è tutto. Questo è il girasole che c'ho su Fortnite, che mi penzola dietro così. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.